E salve ragazzi, benvenuti in un altro video che vi pubblico tutto in un giorno. Siamo a 4 con questo, ragazzi. Li sto registrando uno dopo l'altro e ve li pubblico a raffica. Nel primo di Fortnite avevo detto che ve ne volevo pubblicare uno al giorno. Dato che ho tempo, ve ne pubblico di più per cercare di recuperare un pochino indietro, no? State tranquilli che anche domani probabilmente ne usciranno. Dopodomani, ora continuerò a fare almeno uno al giorno. Oggi andremo a vedere i 10 youtubers italiani con più iscritti dopo 10 mesi dall'altro video. I numeri sono aumentati, ovviamente, ci sono anche delle nuove entrate, diciamo, eh? Oltre agli iscritti che hanno questi youtuber attualmente, andremo a vedere anche quanti ne hanno fatti negli ultimi 6 mesi, cioè da gennaio. Stessa cosa che abbiamo fatto con le visualizzazioni, ma direi di non perdere tempo e di iniziare subito, eh? In decima posizione troviamo Surri. Il suo canale ad oggi conta la bellezza di 2.800.000 iscritti. Sono davvero, cioè, rispetto ad altri sono pochi, però comunque sono un ottimo numero, veramente tanti iscritti. Magari li avessi io anche soltanto un millesimo, no? Avessi 2.800 iscritti, già io sarei felicissimo, però è una cosa probabilmente impossibile, ma vabbè. Comunque lui negli ultimi 6 mesi, cioè da gennaio, ha fatto ben 100.000 iscritti. Non sono tantissimi, però sono comunque una bella cifra, cioè circa 550 al giorno. Quindi degli ottimi risultati alla fine, non è che faccia proprio così schifo, diciamo, eh. In nona posizione troviamo il vostro caro Dexter. Nel video che ha fatto ieri, no, forse oggi, sì, oggi, lui ha spiegato che tra poco, cioè già dalla prossima settimana, tornerà a fare video diversi, perché questo qui è stato un pochino un momento di stallo negli ultimi mesi. Infatti il suo canale conta adesso 3 milioni di iscritti e negli ultimi 6 mesi ha fatto meno, quindi sotto zero, quindi è andato sotto 20.000 iscritti. Ha perso 20.000 iscritti negli ultimi 6 mesi, cioè 110 ogni giorno. Mi spiace tanto per questa cosa, ma mi fa piacere che abbia detto che adesso ritornerà. Ne farà di nuovi, cercherà di tornare anche insieme alla Illuminati Crew per fare nuovi video molto divertenti tutti insieme. Spero che riesca a rinascere molto velocemente perché era proprio un bravo YouTuber. In ottava posizione invece troviamo CiccioGamer89. Il suo canale conta 3 milioni e 80.000 iscritti. È un canale che sembrava stesse fermo qualche tempo fa, perché non ne faceva più di iscritti, anzi addirittura era sceso di 10.000 una settimana se non sbaglio. Poi però adesso si è ripreso e sta iniziando a rifare quei 20-30.000 al mese, che sono un ottimo risultato. Infatti lui per esempio negli ultimi 30, sì, 30, negli ultimi 6 mesi ha fatto ben 130.000 iscritti, cioè circa 714 al giorno. Essendo uno youtuber che c'è da molto tempo, che ha fatto la gran parte della storia di YouTube, soprattutto gran parte della storia di Fortnite per YouTube Italia, mi fa piacere che continui a salire e che non si blocchi come potrebbe succedere a uno youtuber con così tanti iscritti. In settima posizione troviamo il duo dei The Show. Il loro canale conta circa 3.160.000 iscritti. Sono un duo che fa prank, per chi ancora non li dovesse conoscere, simpaticissimi. Andateli a vedere subito i loro video perché sono veramente bellissimi. Negli ultimi 6 mesi hanno fatto 170.000 iscritti, cioè circa 934 al giorno, che sono comunque un'ottima, ottima cifra, oserei dire. Anche loro, ve li consiglio assolutamente da vedere se vi volete fare due risate, perché fanno veramente ridere i loro prank, anche se addirittura io a volte mi sento in imbarazzo per loro,
con i loro prank. Proprio direi: ma come possono fare una cosa così? No, dai, poverine quelle che subiscono il prank. Però poi alla fine è divertente, quindi ci sta. In sesta posizione troviamo Lion Wangamers Fail. Il suo canale conta circa 3.420.000 iscritti. Negli ultimi 6 mesi lui ha fatto ben 500.000 iscritti, cioè 2.750 al giorno. Sono veramente tanti, ma tanti iscritti, ragazzi. D'altronde lui è il mio youtuber preferito, quindi sono felice che faccia così tanti iscritti. E lui è il secondo che in questi ultimi 6 mesi ha fatto più iscritti, e poi più avanti nella classifica vedrete chi è il primo che ne ha fatti di più, ma come potreste immaginare sapete già probabilmente chi sono. Comunque, è un ottimo youtuber, non si sta fermando, sta continuando a salire in maniera incredibile, perciò mi fa veramente piacere, continua così Lion. In quinta posizione troviamo Anima con 3.450.000 iscritti, perciò tra poco sarà superato da Lion, ma fa niente, sarà per un'altra top. Negli ultimi 6 mesi lui ha fatto più di 160.000 iscritti, cioè circa 880 al giorno. Un'ottima cifra per il Maze, che è secondo per iscritti, perché prima di lui c'è Stepney. Come ben sapete, i Mates sono un gruppo di 4 youtubers, tra cui c'è anche Surreal Power che abbiamo trovato. L'unico che non si vede purtroppo in questa top, che non si vedrà mai, è Vegas, perché il suo canale conta soltanto 1.250.000 iscritti. Perciò sarà molto difficile vederlo, dopo che siamo per arrivare a una top di soltanto 3 milioni di iscritti in sopra, quindi è abbastanza difficile poterlo vedere. In quarta posizione troviamo Stepney, appunto, il membro dei Mates con più iscritti. Il suo canale conta quasi 4 milioni e 200 mila iscritti. Negli ultimi 6 mesi è riuscito a farne ben 180 mila. Circa 1000 al giorno, quindi parecchi, parecchi, perché 1000 al giorno è veramente tanta roba. Mi congratulo con lui, anche se in realtà si sta ovviamente rallentando ultimamente. Questo un pochetto mi dispiace, ma può succedere di smettere di avanzare a un certo livello. Quindi ci sta, molto bravo. Fa dei video abbastanza divertenti, molto belli. Mi piace molto adesso la serie di The Last of Us parte 2, perché io ho visto tutto l'uno, ce l'ho anche l'uno. Se volete, magari in un prossimo video potrei farci una serie anch'io. Anche se non l'ho portata mai in tantissimi, potrei farci una serie magari nel multiplayer, giusto per divertirci un po'. Decidete voi, magari scrivetemelo nei commenti. Terza posizione, medaglia di bronzo per i Pantellas. E qui siamo sopra ai 5 milioni di iscritti. Tra loro e Stepney c'è quasi 1 milione di iscritti di differenza, perché i Pantellas scontano più di 5 milioni e 120 mila iscritti. In questi ultimi 6 mesi loro ne hanno fatti più di 380 mila, circa 2.100 al giorno. Numeri veramente alti, veramente bravi. E mi fa piacere che, come ho detto per le visualizzazioni, loro essendo un canale molto molto vecchio, diciamo, perché si sono dal 2009, quindi rispetto agli altri youtuber ci sono da 3-4 anni in più. Quindi il fatto che continuino a fare questi grandi numeri vuol dire che piacciono. E a me piacciono perché i loro video sono molto divertenti, hanno un'ottima produzione, diciamo, hanno un'ottima qualità, sono di qualità eccellente. Probabilmente li potrei anche dire che siano i video di miglior qualità in Italia. O se non i migliori, comunque nei primi 3 canali che fanno video migliori di qualità. Quindi ottimo canale. In seconda posizione troviamo i Me Contro Te. Il loro canale conta 5 milioni e 320 mila iscritti. Loro negli ultimi 6 mesi hanno fatto 840 mila iscritti, 4.600 al giorno. Sono numeri veramente
enormi. E loro sono un canale che è più per, diciamo, bambini dai 0 anni fino ai 6, 7 massimo, perché se sei più grande e segui Me Contro Te, scusate se lo dico, ma sei un pochino scemo, perché secondo me Me Contro Te a me non piacciono. Sarà che sono più grande, però proprio io non li sopporto. Però se hanno questi numeri vuol dire che se li meritano e che sono anche bravi. Però vabbè, a me comunque non piacciono, come ho già detto. Ma va bene, se siete piccoli ve li consiglio, perché fanno dei video adatti ai piccoli. E in prima posizione, chi volete che ci sia se non Favij ancora? Per poco, perché Me Contro Te lo supereranno da qui a fine anno sicuramente. Perciò il suo canale conta la bellezza di 5 milioni e 760 mila iscritti, quasi 6 milioni. Non so se lo supererà, se arriverà prima lui o i miei contro te 6 milioni, questo non lo so, perché è difficile da pensare, però comunque secondo me ci può arrivare prima lui. Sarebbe un grande traguardo, scusate, il primo youtuber italiano a raggiungere i 6 milioni di iscritti. Essere lui, che è stato il primo a raggiungere il milione, sarebbe un'ottima, ottima cosa. Ancora riscattarsi e sapere di essere il primo a fare, ad arrivare a qualcosa. Quindi bravo, lui negli ultimi 6 mesi ha fatto ben 210.000 iscritti, perciò più di 1.150 al giorno. Ottimo risultato per uno youtuber che ha così tanti iscritti, perciò ottimo Favij. Anche questo video è registrato molto molto velocemente, è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto, se volete mettete un like, a me non interessa se non lo mettete. Condividete però il video con i vostri amici, perché magari gli può piacere. Magari, dato che ormai si sa chi sono sti youtuber, che sono la top 10, perché ormai ce ne sono milioni di top 10 youtuber italiani con più iscritti. Però comunque io, il mio commento magari potrebbe interessare a qualcuno. Perciò condividete con i vostri amici questo video. Fatelo arrivare in cima alle classifiche di YouTube, anche se è impossibile. E a me perciò non resta che dirvi, anche per questo video, ciao ragazzi!